Almeno siamo accompagnati da questo bellissimo. Ragazzi, c'era un vento pazzesco. Ma tu sei bagnato tutto? No, no, no. C'è una parte dentro le chiappe che è ancora asciutta. Ogni secondo viene riversato da questo salto l'equivalente di 8600 vasche da bagno, senza contare che la corrente del fiume Niagara viaggia a 109 km all'ora. Eppure nella storia c'è chi è sopravvissuto a un tuffo in questo inferno bianco. Ve ne parliamo in questo video. Allora ragazzi, è sera e siamo a Niagara Falls. Io ho già visto le cascate, però non vedo l'ora di vedere che faccia farà Sonia la sua prima volta. No, ma che belle! Partiamo subito col botto. Tutte le sere d'estate, 5 minuti di fuochi d'artificio, come se lo spettacolo non fosse già abbastanza. Queste cascate sono pazzesche, c'è la forza della natura proprio. Non vedo l'ora di vederle domani alla luce del sole per vedere se mi affascinano così tanto come in questo momento. Allora abbiamo appena finito di vedere i fuochi d'artificio e poi ci siamo addentrati per andare vicini al salto, ma è come farsi la doccia. Abbiamo fatto la doccia, siamo vestiti, ci siamo fatti la doccia vestiti, cioè io ancora l'acqua che mi cade dai capelli. C'è una cosa pazzesca. Per chi sa usare, però la vista è meravigliosa del salto, è veramente incredibile con la cascata illuminata. Adesso ci asciughiamo e poi andiamo a dormire sulle 11. Ah giusto, ci siamo scordati di fare le presentazioni. Abbiamo cascata americana, Bridal Veil, e sul versante canadese la più grande, la Horseshoe. Infatti per una volta gli americani si devono accontentare del secondo posto. Allora, breve ripasso per chi non è familiare con le cascate del Niagara. Non sono ovviamente le cascate più alte del mondo, anzi sono al misero 50° posto per altezza, ma quello che le caratterizza è la portata d'acqua al secondo che scende giù dal salto. Ovviamente siccome qui a Niagara Falls ogni tanto viene un freddo della Madonna, ogni tanto si stoppano e la prima volta che è stato documentato nel 1835 le cascate si sono completamente ghiacciate e fermate. Tutto chiaro? Andiamo avanti. Ciao ragazzi! Allora, oggi abbiamo prenotato per fare il battello. Il battello si può prendere sia dal lato canadese che dal lato statunitense e adesso sono curiosa di vedere come sia la luce del sole. Andiamo! Siamo arrivati fino all'inizio del salto. Ieri sera qua c'era, praticamente pioveva, non si poteva vedere nulla. Invece adesso non ci sono schizzi e quindi si riesce a vedere benissimo e è proprio tutta un'altra cosa vederla con la luce del sole. Qui alle cascate c'è un arcobaleno perenne e quindi abbiamo finalmente scoperto cosa si cela alla fine dell'arcobaleno. La morte. Ricordate? 109 km all'ora, 8600 vasche da bagno, per non menzionare l'acqua a temperatura quasi zero. Eppure c'è chi è sopravvissuto. Assurdo, vero? La prima a farcela fu Annie Hudson Taylor, una donna di 63 anni che all'inizio del Novecento si è buttata mettendosi in una botte. Eroica? Beh, due giorni prima aveva messo il suo gatto in un barile per fare un check. Eroica, mica scema. L'altra storia assurda è quella di un bambino di 7 anni che per colpa di un incidente è caduto nella cascata, ma ne è rimasto pressoché illeso. Ovviamente questi sono casi limite, infatti solo metà dei 16 che hanno tentato questo tuffo sono sopravvissuti. Infatti quando nel 1969 le cascate sono state drenate, sono stati trovati un sacco di scheletri e di monetine, e ad oggi non si sa dove le monetine siano state portate. Tra qualche anno comunque verranno drenate di nuovo, quindi andateci subito prima che sia troppo tardi. Un altro aneddoto interessante è che dal lato americano c'è stato un certo signor Tesla che ha pensato anche di sfruttare tutta questa incredibile potenza, creando nel 1800 circa, beh, non so esattamente che anno, la prima centrale idroelettrica del mondo. Ecco quello che ci aspetta, battello, ovviamente canadesi con l'impermeabile rosso, mentre gli americani si riconoscono per l'impermeabile blu. Prima si passa davanti alla cascata americana da lì e poi si prosegue dritti fino in fondo fino alla Maid of the Mist, che è diciamo la main attraction, perché da lì poi entri
nella nebbia stile milanese. Riusciti a prendere posto tra i primi, siamo in prima fila. Grande fortuna. In alto. Quella alle mie spalle è il Rainbow Bridge, ponte attraversabile a piedi che collega Canada e Stati Uniti, e che purtroppo non possiamo fare perché avremmo dovuto giocarci l'esta, che invece ci servirà tra qualche mese. È molto suggestivo e se qualcuno ha la possibilità di essere qui e farlo, vale la pena. Anche poi per vedere le cascate dal lato americano. Questo posto è assurdo. Da sopra sembra Las Vegas, ma da sotto sembra Jurassic Park. Ragazzi, c'era un vento pazzesco, a tratti vento fortissimo, non vedevi niente, mi sembrava di essere trascinata via da un vortice, mi mettevo sugli occhiali, mi proteggeva dagli occhi, però poi non vedevo più nulla, quindi è stato pazzesco. E poi certe volte mi mancava quasi il respiro, talmente era forte il vento, cioè sembrava di essere trascinati via da un tornado. Questa esperienza è già finita e adesso vorremmo fare il beat. Che dici, Teo? Ce lo consigliamo? Sì, parliamo sulla prossima. Sono due asciugamani, anche magari oltre al poncio io li darei comunque. Sì, è un consiglio per chi volesse farlo. Ricordatevi gli asciugamani, consigliamo di farlo in estate. E è possibile farlo anche la sera, fare il battello con le luci. Noi abbiamo scelto di farlo nel primo pomeriggio per sfruttare il sole, anche se in realtà poi in questo momento il sole non c'è. Alla fine hanno cercato anche di venderci una terribile foto fatta con green screen, ma era estremamente divertente perché la foto era fatta col green screen in piena luce, no? E poi sullo sfondo hanno messo uno sfondo notturno, quindi noi eravamo come illuminati a giorno dietro le cascate con i fuochi d'artificio, faceva molto ridere. E tutto questo per circa 44 dollari canadesi più tasse, quindi abbiamo detto no, eventualmente ci facciamo un altro giro sulla barca. Infatti, perché alla fine il prezzo del biglietto per una persona è di 35 dollari, quindi costa di più la foto del biglietto. Comunque, a parte le trappole per turisti, le cascate sono state uno dei luoghi che più ci ha colpito dall'inizio del nostro viaggio. Se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale per viaggiare insieme a noi verso la prossima incredibile destinazione. Belle, però che sono colorate. Grazie per essere proprio davanti all'inquadratura. Adesso mi asciugo le sopracciglia perché sono bagnate anche qui. Invece adesso praticamente... Invece adesso cosa? Quella alle mie spalle.